Buongiorno amici, benvenuti nel nostro primo video su YouTube. Questo sarà un video speciale perché vi porterò con me alla scoperta della Great Ocean Road, considerata una delle 5 strade più famose del mondo. E si trova a sud dell'Australia. Partirò da Sydney stasera, prenderò un bel treno di 11 ore e mezza, arriverò a Melbourne domani mattina alle 7 e mezza. Da lì prenderò una macchina con un mio compagno di università e faremo 5 giorni lungo la strada. Questa è la mia colazione tipica australiana: Vegemite, tre toast, burro di arachidi, marmellata. Vegemite, ve lo giuro che dopo un mese che la mangiate è un po' salata l'unica cosa. Adesso vado al lavoro, quindi ci vediamo tra qualche ora direttamente in stazione. Eccoci, siamo arrivati in stazione, il treno parte tra... Non ho l'orologio, vabbè, il treno parte tra 10 minuti. Metto via la macchina fotografica perché sennò perdo il treno. Ci vediamo sul treno. Vi ho mentito, ci vediamo direttamente a Melbourne. Devo essere sincero, ho dormito per 10 ore di fila. E niente, adesso sto cercando un posto per fare colazione, per caricare il telefono perché ce l'ho al 6%. E intanto andrò ad aspettare il mio amico che arriva con la macchina tra una mezz'oretta. Vediamo se trovo qualcosa. Deve arrivare il mio amico francese con la macchina e cercheremo un posto che sto cercando al telefono. Allora, primi commenti a caldo su Melbourne: la città è stupenda, a me sembra molto artistica, ma appunto molto negativo, è pieno pieno di zanzare. Mi sembra anche un po' costosa, devo dire la verità, però è anche vero che sono intorno alla zona della stazione, quindi magari da qualche altra parte non è così costosa. Cioè ragazzi, non so se le vedete, ma queste sono tutte zanzare, tutti i puntini neri, sono tutte zanzare. Non finiscono più. Review on the muffin. Nice? Ok. $6, it's ok. Allora, ci siamo incontrati. Ci siamo finalmente incontrati con il mio amico, che è la prima volta che vede qualcuno fare un vlog dal vivo, quindi gli viene molto da ridere, ha deciso di farmi un video. E allora, il road trip non è iniziato molto bene perché, come potete vedere, il tempo non è molto bello. E però niente, abbiamo già guidato 4 ore, siamo arrivati alla fine della Great Ocean Road, in questa città che si chiama Warrnambool. E adesso guidiamo un'altra ora e arriviamo a Port Campbell. Lui è stanco per guidare, quindi guiderò io. E niente, arriveremo in questa città, Port Campbell, dove inizierà veramente il nostro viaggio. Allora, siamo arrivati nel primo. Siamo arrivati alla prima tappa di questo viaggio lungo. Non lungo, no, perché durerà solo 5 giorni. E lui è già stufo di me, però tanto non capisce. Niente, allora adesso vi porterò in giro a farvi vedere il posto in cui siamo, che è il posto meno costoso che abbiamo trovato, ma è costato la bellezza di $200 per una notte. Ciao. Questa è la stanza, per ora siamo da soli. Questa è Cantin. Quentin. Quentin. E questa è la vista che abbiamo delle montagne. Carina. Documenting the journey. You're not good. No, please. Look at your bed. It's Yeah, like okay. you have to film it. It's shit. No. Wow,
Wow ragazzi, guardate che arcobaleno che c'è dietro di me. Wow. Allora, se c'è una cosa che amo di viaggiare in tanti posti diversi del mondo è vedere ogni posto come ci presenta il suo tramonto. E i tramonti australiani per adesso sono i tramonti più belli che io abbia mai visto. E hanno, non so, qualcosa di particolare, qualcosa di magico che mi fa sentire più vicino emotivamente e spiritualmente al tramonto. Allora, il primo giorno di questo viaggio è finito e non c'è modo migliore di finirlo se non godersi un tramonto sull'oceano con dietro un arcobaleno circondato dalla natura. Allora, buongiorno, secondo giorno, inizia con la pioggia. E, allora, questa è la prima fermata. Metterò il nome qua perché non mi ricordo, se devo essere sincero, come si chiama e soprattutto come si pronuncia. E il tempo oggi non è tanto bello, ma ce lo facciamo andare bene lo stesso. E ora andiamo verso la seconda fermata, che vedrete tra poco. E si tratta della fermata più famosa di questa strada. Purtroppo c'era molto vento ed essendo che non ho un microfono professionale non si sentiva molto. Comunque mi trovavo ai 12 Apostoli, che come forse sapete sono il luogo più famoso di questa Great Ocean Road. C'era tanto vento, ma il panorama era davvero stupendo. Siamo diretti a delle cascate che si trovano alla fine di questo percorso bellissimo, in mezzo alla foresta, in mezzo al verde, in mezzo alla natura. E ho la videocamera scarica. No! Ok, abbiamo avuto un'emergenza data da fenomeni catastrofici. E niente, stavamo andando tranquillamente in macchina, caduto un albero davanti a noi, il mio amico ha inchiodato e ha fatto in tempo a girare la macchina, hanno iniziato a cadere tutti gli alberi dietro di noi, quindi ha iniziato ad andare velocissimo, stava grandinando. Ci siamo messi qui, siamo al sicuro adesso, abbiamo chiamato polizia, tutto quanto, stanno venendo ad aiutarci e mamma mia. Che sono venuti a salvarci. Cantà! They're saving us. Yeah. Buongiorno a tutti, siamo arrivati al penultimo giorno di questo viaggio. È lunedì, sono le 11 del mattino. Oggi il tempo è brutto come ieri. Non so se si vede. Allora, intanto, già che ci sono, mentre bevo il mio caffè, ieri non ho avuto il tempo di raccontare cosa è successo quando eravamo nella foresta. Mi prenderò adesso qualche secondo per spiegarvi. E, allora, quello che è successo in breve è che siamo addentrati nella foresta. Sinceramente non abbiamo pensato in quel momento ai pericoli che avremmo potuto incontrare e quindi ci siamo addentrati tranquillamente e ha iniziato a grandinare molto molto forte. A un certo punto giriamo e cade un albero, cioè dal nulla cade un albero. Allora ci blocchiamo un secondo e pensiamo, cavolo, appena caduto un albero. E al momento era un po' anche divertente, non divertente, però insomma ci ha colti alla sprovvista, no? E a un certo punto, tutto questo è un giro di 5 secondi, iniziano a cadere tutti gli alberi, così, come dei domino, verso di noi. E quindi andiamo completamente nel panico. E il mio amico, che stava guidando, è riuscito a fare retromarcia. Non saremmo dovuti andare su quella montagna con quel tempo, ma ovviamente noi non lo sapevamo. Quindi tutto questo per dirvi che, cioè, non possiamo controllare la natura. Sempre bisogna ascoltare, soprattutto quando si viaggia, la natura e i segnali che ci dà. Tipo adesso sta grandinando, quindi sicuramente adesso non ci addentreremo di nuovo nella foresta.
siamo alla ricerca di koala e serpenti. Siamo in un posto che si chiama Kennet River all'italiana. È uno dei posti più famosi d'Australia per vedere koala in natura. E non so, tempo un po' brutto. Yeah, I think there maybe. Questo è il mio primo koala. Non si vede tanto perché è contro luce. Non ci credo. I've been eaten by a leech. Alive. Eaten alive. Allora, yeah. Siamo fermati a pranzare e stavamo mangiando e a un certo punto si è accorto di avere una sanguisuga sulla caviglia. Quindi adesso dobbiamo andare in farmacia a prendere un antistaminico nel caso, perché non sappiamo, magari allergico o qualcosa, si infetta e niente. Momento più inaspettato, eravamo già delusi perché non abbiamo visto canguri mentre camminavamo per cercare altri koala. Una famiglia di canguri. Ci stanno puntando. Sono spaventosi quando ti guardano perché quando si mettono in piedi sono muscolosi. 12? Cioè sono 12 insieme. Eccoci arrivati all'ultimo giorno di questo viaggio. Commenti su questo viaggio per adesso? È stato un viaggio molto diverso. In realtà mi aspettavo di stare il 90% del tempo sull'oceano, di guidare sull'oceano, invece abbiamo passato penso l'80% del tempo nelle foreste, che è stato molto bello perché anche adesso ci troviamo in una foresta, stiamo andando a vedere delle cascate. E sinceramente lo preferisco mille volte rispetto a stare solo sull'oceano, no? E ovviamente abbiamo visto tutti e due, quindi siamo felici di questo. Insomma, quello che mi piace di questi viaggi è che ci sono sempre cose che non ti aspetti, ovvero non mi aspettavo di vedere così tanto verde e invece eccoci qui. Allora, siamo diretti alle cascate 150 metri più in basso e niente, vedremo le cascate dal basso. Vedremo le cascate dal basso, mi guardano sempre tutti male ma non me ne frega niente. E poi saliremo in alto e le vedremo di nuovo dall'alto. Ci vediamo tra poco. Ci troviamo alle Erskine Falls e si trovano a 300 metri sopra il livello del mare. Ieri ho fatto il bagno in una cascata, illegalmente ovviamente. Un signore che era lì mi ha detto di stare attento perché l'acqua era talmente forte che mi avrebbe potuto spezzare le gambe. Quindi sì, questa potenza delle cascate. Siamo arrivati al Pitino Verona e proprio prima di andarcene ci siamo fermati qua, in questa prateria. E abbiamo trovato, non so se si vedono, altri canguri. Sì, il video è già finito, ma come ogni viaggio so che il suo ricordo vivrà per sempre con me e ora anche con voi. So di non avere una macchina professionale e che magari la qualità del video non è sempre alta, ma quello che spero è che con le mie riprese e le mie parole io vi abbia fatto riflettere su ciò che state facendo nei vostri giorni. La vita è troppo corta per essere sprecata. Vivete ogni momento, raccontatelo, scrivetelo, fateci un video. Rendete la vostra giornata degna di voi stessi.